solitudine relazionale per circa il 35%, la povertà conclamata per circa il 12% degli intervistati, costretti a chiedere prestiti, e circa il 20-22% che si trova in una situazione di potenziale povertà, ossia a rischio di fronte a una spesa non prevista. Sono alcuni dei risultati emersi dalla ricerca sulla condizione di vita dei pensionati a Calenzano, voluta dallo SPI-CGIL e presentata in comune lo scorso 4 aprile. La terza area è quella del protagonismo. Una delle cose che è emersa in questa ricerca è, come dire, la voglia di confrontarsi, di metterci la faccia direttamente su tutta una serie di questioni che sono legate alla socialità, alla relazione, alle feste, alle gite, eccetera. Anzi, questa cosa qui viene anche, come dire, qualche volta anche in modo abbastanza significativo, viene anche rimproverata, diciamo così, allo SPI, che dovrebbe fare di più in questa direzione. Noi pensavamo che queste cose fossero finite con l'era dei social e di internet, ma in realtà c'è, insomma, una componente molto importante di anziani che ancora ha bisogno di fare feste, di mettersi in relazione con gli altri, di comunicare, di stare insieme. Insomma. E questo è un fatto fondamentale per l'invecchiamento, diciamo, attivo, ed è la vera prevenzione alle condizioni anche poi purtroppo che a volte colpiscono le persone legate alla non autosufficienza. Quindi è un'attività sindacale, rivendicare ma anche progettare e proporre situazioni di socializzazione. Lo studio sui pensionati di Calenzano, una ricerca militante, sottolinea Tassinari, orientata e finalizzata al confronto e alla successiva azione sociale e sindacale, è parte di un progetto più ampio che riguarda altri territori della provincia. L'idea nostra è di poter ascoltare le persone che vivono sui territori, che sono quelli della città metropolitana e che sono anche molto differenziati. Il centro storico è stato un caso emblematico, oggi una zona diversa, e abbiamo fatto precedentemente un'iniziativa sugli anziani e le zone interne a Marradi, perché chiaramente il filo conduttore è la condizione concreta delle persone anziane, con una convinzione che se noi indaghiamo qual è la condizione di vita, i pensieri, le esigenze delle persone anziane, poniamo una questione che è valida per tutti, perché la condizione di fragilità delle persone anziane, via via che l'età passa, ci pone un problema di qualità di vita per tutte. Quindi continueremo, abbiamo già altre scadenze, il Basso Mugello, abbiamo processi in corso anche in altre zone della Piana, come a Sesto e a Campi, e quindi questo ci sembra importante e vogliamo continuare in questa direzione.